anticipazioni Grande Fratello VIP, prime indiscrezioni sulla finale. Grande Fratello VIP, la finale, primi dettagli di ciò che andrà in onda, parla Signorini. Mancano esattamente due puntate alla fine della seconda edizione del Grande Fratello VIP. Quest'anno, Alfonso Signorini e Ilaria Blasi portano a casa un grandissimo successo, i due puntano infatti a raggiungere il 30 di share. Il 4 dicembre 2017 va in onda l'attesissima finale e già ci si inizia a chiedere chi siano i concorrenti che riusciranno ad accedervi. Dopo Giulia De Lellis, Aida Jespica e Daniele Bossari, che è posto per soli altri due inquilini della casa più spiata d'Italia. E mentre i fan del reality show iniziano a fare i loro calcoli per far arrivare all'ultima puntata il proprio Beniamino, il direttore di Chi ci svela le prime indiscrezioni su cosa potremmo vedere nel corso della finalissima e lo fa attraverso alcune piccole dichiarazioni rilasciate nel suo format online Casa Signorini. Anticipazioni Grande Fratello VIP, primi dettagli sulla finale. Alfonso Signorini risponde con un altro punto interrogativo a chi gli chiede se lui e Ilaria entreranno nella casa. Il co-conduttore del Grande Fratello VIP non sa ancora nulla a riguardo, la decisione spetta agli autori. In ogni caso, il collega e compagno di avventura della Blasi non nasconde il desiderio di voler varcare la porta rossa e andare a fare una piccola visita ai concorrenti. A tal riguardo, però, resta ancora tutto top secret. Intanto, sempre riguardo a ciò che accadrà nel corso della finale, Signorini rivela un altro interessantissimo e curiosissimo dettaglio. Come lo scorso anno è in programma la realizzazione di un balletto di cui saranno protagonisti lo stesso Alfonso, Ilaria e tutti gli ex concorrenti. Grande Fratello VIP, chi arriva in finale? Le ipotesi a Casa Signorini. Gli ospiti di Casa Signorini hanno fatto alcune ipotesi sui due mancanti finalisti del GF. Secondo la maggior parte delle persone, insieme a Giulia, Aida e Daniele potrebbero arrivare Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon. In ogni caso, Alfonso nutre buone speranze anche nei confronti di Ivana Mrazova e perché no Luca Onestini.